che quando arrivi il cielo si apre in un secondo. Scuola calcio, attività di base, settore giovanile. La novità è la categoria allievi che partecipa al campionato provinciale. Non solo. Calcio a 5 femminile, naturalmente prima squadra militante nel torneo di prima categoria. L'obiettivo, rinverdire i fasti dei primi anni 2000, quando col compianto Piero Di Pietro in panchina, l'allora Lauretum lottava per la promozione in Serie D. La nuova società ASD Loreto Aprutino è figlia dell'unione di intenti dei presidenti Fabrizio Acciavatti e Antonello Delle Monache, ex numero uno del calcio a 5 loretese. Conosciamo dunque insieme questa splendida realtà nel nuovo appuntamento con Promesse Vincenti. Noi siamo partiti 3 anni fa, diciamo, dalle ceneri dell'ASD Loreto Aprutino Calcio a 5 e dall'ASS Lauretum. Ci siamo ritrovati. Aspetta, Calcio a 5 che ha vergato pagine assolutamente indimenticabili. Sì, Serie D alla A2, insomma. Soprattutto la nostra, purtroppo, la fine, tra virgolette, la cessata attività dell'Oreda Protino Calcio a 5 dovuta all'indisponibilità di un impianto di gioco, non ad altri problemi. No. La società era pronta anche ad affrontare il campionato di A1, come ci spettava, avevamo il posto in A1, visto che avevamo perso la finale playoff con il Cagliari per andare in A1. Uno, poi loro non si sono riscritti, quindi il posto era nostro. Purtroppo il campo di Loreto era omologato per la B, abbiamo avuto 2 anni di proroga per fare la 2, poi non potevamo più disputarci neanche la 2, figuriamoci la 1. Comunque è stata una parentesi meravigliosa di tanti anni. 9-10 anni ad altissimi livelli. Ci siamo seduti, dicevo, intorno a un tavolo io, Fabrizio Acciavatti, Patrizio Fois e Roberto Vadini, che siamo i 4 soci fondatori della SD Loreto Aprutino. Abbiamo indetto un'assemblea pubblica e abbiamo formato questa nuova società. La società è composta da 20-22 dirigenti, provenienti quasi tutti dalla SD Loreto Aprutino Calcio a 5 o dalla SS Lauretum. Si sono avvicinati alcuni nuovi dirigenti e ci siamo organizzati, penso, in maniera ottimale. Cioè, abbiamo delle ragazze che sono, diciamo, io dico sempre che sono il fiore all'occhiello. Oltre alla Pescara Calcio, noi in una zona di un paese di 7-8 mila abitanti, avere 14 ragazze che giocano, ma giocano sul serio. L'anno scorso abbiamo battuto tutti i record, ci hanno fatto un ricorso perché abbiamo fatto giocare ragazze sotto età e le abbiamo vinto, e quindi ci hanno fatto un ricorso. Cioè, penso che sia il colmo, mai successo una cosa del genere. Noi ci siamo presentati con il 2004 a giocare, gli altri con il 99, abbiamo vinto noi. Incredibile. Sotto età ci hanno fatto ricorso. L'ennesimo paradosso. Io dico sempre, quando finirò, perché questo è il 27esimo anno che sto nel calcio a 5, devo scrivere un libro. Una volpe, siamo in compagnia di Fabrizio Acciavatti. Che sta facendo? Sta facendo un bisognino. Un'accoglienza ottima per... Cioè una consuetudine. È una consuetudine, sì. Ci accompagna, ne siamo 20 più lei, insomma, che ci accompagna tutte le sere, quindi... È una bella cosa. Fabrizio Acciavatti, lo rivedo con estremo piacere, un grande amico, co-presidente dell'ASD Loreto Aprutino. Tra l'altro, insomma, ricordiamo, non ce n'è bisogno, questo stadio intitolato a Simone Acciavatti, scomparso tanti anni fa, non ricordo quanti, ma tanti. Sì, sono 1993, quindi sono 25 anni, sì, sono tanti. Nel fiore degli anni, e questa è una struttura che la loro amministrazione ha avuto il piacere di
diciamo, di intitolare a mio fratello. Era smisurata la passione di mio padre. Ricordiamo il grande Manfredo. Sì, sì, è stato lui che con generosità ha completato alcune strutture e soprattutto, diciamo, ha fatto sognare la vecchia società sportiva, la Lauretum. Quanti sacrifici nel tenere in piedi questa realtà? Perché è chiaro che vi responsabilizza molto. Bisogna tirare fuori i soldi, perché è inutile girarci attorno. Ci sono tanti bambini che vengono ad allenarsi, imparano e soprattutto crescono. Massimo, è la santa verità. Sono delle responsabilità che noi ci prendiamo, perché comunque sono bambini che crescono, come dici tu, però sono delle bellissime responsabilità. Come dici tu, ci stanno da fare anche dei sacrifici per me, per Antonello in particolare, noi due che cerchiamo in tutti i modi di mantenere un bilancio diciamo giustificato anche da man mano che si andrà avanti, soprattutto con la prima squadra. Dopo 2 anni siamo riusciti dalla terza anche ad arrivare in prima. Cercheremo anche quest'anno di giocarcela, però come dici tu bisogna fare sacrifici, perché comunque piano piano le spese crescono. E poi c'è sempre una stella che brilla tantissimo dall'alto, Piero Di Pietro. Sì. Amico Piero, che insomma ci fa commuovere ogni qualvolta lo ricordiamo. Tu eri molto amico, un fraterno amico, l'abbiamo conosciuto anche noi. Quante giornate trascorse insieme, quante serate, quante partite. Beh, tu sei il testimone più, sembra più opportuno per parlare di lui. Guarda, questa cosa era nata anche per volere suo, per lavorare insieme. Ci tengo a ricordare Nadia, Sebastiano e Barbara, che noi abbiamo perso tanto. In questo caso per noi è andato via, diciamo, la colonna portante, perché è stato lui il promotore, si è fatto avanti, si era rimesso veramente, come si dice, in discussione, voleva solo lavorare con i bambini, e la cosa che di tutto questo mi ha fatto veramente riflettere e che cosa era riuscito lui a creare con i bambini, perché poi in quei giorni vedere i bambini veramente così tristi, vederli anche adesso, comunque ricordare Piero, per noi è, ripeto, una persona fondamentale, fondamentale veramente. Tra l'altro, poco prima della tragedia immane di Rigopiano, aveva trionfato con i suoi 2007 nel torneo, credo, di Castiglione e Messer Raimondo. Bambini del 2007 che si stanno allenando e che hanno avuto come maestro fino a un paio di anni fa praticamente Piero. C'è un aneddoto da ricordare: siamo scesi sotto dopo aver vinto la partita, avevamo visto Piero con le lacrime agli occhi e giustamente ci siamo chiesti, ma cioè, sai, cioè, che cosa era successo, e lui veramente con tanta gioia, guarda, una soddisfazione del genere, era da tempo che non mi toglieva una soddisfazione del genere. Questa cosa qui fa capire quando lui tenesse a questo progetto e quando i bambini erano attaccati a lui e al suo modo di fare, al suo modo di insegnare, perché credo che per una scuola calcio avere una persona come Piero Di Pietro credo che sia il top. Diciamo che ha lasciato una traccia importante, indelebile, no? Con me ha collaborato circa 6-7 mesi. Diciamo che mi ha insegnato tanto. Tra l'altro rimane vivo il suo ricordo, ma soprattutto il suo insegnamento, no? Perché lui amava crescere i giovani, voi lo state facendo, avete raccolto questa eredità. Sono tanti i bambini che hanno aderito a questo progetto, circa un centinaio, ma qualcosa in più. No? Sì, scuola calcio siamo sui 120 e poi è giusto ricordare, abbiamo una scuola calcio anche a Farindola, dove ci abbiamo qua altri 40 bambini a Farindola, e questa cosa si è creata una sinergia Loreto-Farindola, un bel progetto. Tolgo l'occasione per ringraziare il sindaco di Farindola, perché ha messo a disposizione veramente tutti gli impianti, abbiamo a disposizione tutto, è venuto veramente incontro a noi in tutto e per tutto, tutti noi con il presidente Acciavatti, il copresidente delle Monache, abbiamo un impegno preso anni fa, e finché avremo la forza noi porteremo avanti questo discorso
per i bambini e per Piero, perché lui ci teneva tantissimo. Tutte le categorie tranne la juniores, però da quest'anno ci sono anche gli allievi. Sì, sì, da questo noi è un discorso che abbiamo iniziato 3 anni fa, quindi dopo un paio di anni della Lauretum e facciamo anche noi scuola calcio a 5, quindi nell'unire le forze da quest'anno abbiamo messo l'anno scorso i giovanissimi, da quest'anno anche gli allievi. Ecco, piano piano stiamo mettendo tutte le categorie, fino ai 2013 abbiamo tutte le categorie e abbiamo anche una squadra di calcio a 5 femminile. È un piacere rivedere Guido Taricani, preparatore dei portieri dei piccolini qui all'SD Loreto Prutino. Ci dirà proprio lui le fasce di età. È un piacere ritrovarlo, perché a distanza di anni gli ho ricordato un aneddoto, gli ho segnato in un Pescara Francavilla Primavera, stagione 86-87. Lui giustamente non si ricordava il mio gol. Assolutamente no. Era normale che fosse così. Sì. Come stai intanto? Tutto bene? Bene, sì, molto bene, grazie. È una soddisfazione comunque allenare questi ragazzi. Allora, prima facevo i grandi. Ah, ecco. Ho lasciato perché comunque mi danno più soddisfazione i ragazzini. Rivedo in loro la mia voglia, ecco, infatti, questo... la mia voglia che avevo io da piccolo. Per cominciare. Sì, insomma. Perfetto. Sì. Le priorità quali sono quindi? La motoria. Comunque è l'istinto, vado molto sull'istinto, vado a lavorare. Poi c'è anche il ragazzo che gli piace fare il portiere perché magari si diverte di meno a giocare a pallone e non c'ha naturalezza del portiere, mentre poi ci sono ragazzi che c'ha proprio come istinto, come cioè la vocazione è proprio da portiere, e qui ce n'è, quindi ce l'abbiamo, cioè, insomma, sì. Ci si può lavorare, sì. No? C'è un bel materiale. Le fasce d'età? Allora partiamo dai 2006, 2007 e 2008 che cominciamo a lavorarci con i portieri, fino ad arrivare al 2004, 2005, 2002. Quindi allora, giovanissimi allievi. Le tecniche di insegnamento sono cambiate nel corso degli anni? C'è stata un'evoluzione oppure più o meno sono rimaste le stesse? No, la tecnica è cambiata totalmente. Prima si faceva molto più forza e rapidità con degli strumenti molto arretrati. Cioè ci stava solo il pallone medicinale, certo. I pesi e finito là. Oggi invece abbiamo la fortuna di sfruttare parecchie persone ancora più competenti di me che comunque mi consigliano e mi danno la possibilità di migliorare comunque sulla tecnica, sulla velocità, sulle uscite, sulle palle alte, parecchie cose che fanno divertire ulteriormente il ragazzo. Diciamo che i giovani una volta crescevano in maniera diversa proprio perché la palestra, sì, della strada era fondamentale, esatto. Adesso è difficile se non impossibile riprodurre il modello della strada perché stiamo parlando di altri tempi, però ci si può avvicinare in qualche modo facendo qualche esercizio, no? Sì, sicuramente. Io faccio degli esercizi comunque per abituarli a saltare sul tempo, sulle uscite, sui tre passi, sì, ci sono, però prima usciva più naturale. In più si forgiava proprio perché si giocava in mezzo alla strada il temperamento e il carattere del bambino, no? Perfetto, il branco diciamo, no? Certo. Quindi emergere dal branco, dal più forte diventare, cioè dal più debole diventare più forte, la competizione, la lealtà, perché comunque si era molto leali. Ma i bambini hanno già le idee chiare quando vengono qui oppure bisogna invogliarli al ruolo, allora, prepararli in qualche modo? No, cioè vogliono fare o la punta o il centrocampista, raramente il difensore o il terzino destro, il sinistro. Quindi il portiere è poco gettonato? Poco gettonato, sì. E infatti noi abbiamo un ragazzo che ce l'ha naturale. Le parate non vuole parare, vuole fare il giocatore, lui invece la naturale, io mi rivedo tantissimo in lui e quindi sto cercando comunque di stimolarlo, di convincerlo, magari fa 2 partite a porta e una la farà in attacco, in difesa, perché comunque cerchiamo comunque di andare incontro, a volte non era così. Non era così. Beh, una bella cosa, io ringrazio Guido Taricani che non si è ricordato, meglio per lui, il gol che gli ho segnato, scherziamo naturalmente, anche perché quello era un Francavilla fortissimo. Fortissimo. Stiamo parlando della stagione 86-87, il Pescara Primavera era formato da giovanissimi alle prime armi, mentre il Francavilla aveva giocatori già di una certa esperienza, Fabio Montani,
Paolo. Taricani come portiere, Bordin, c'era anche Patrizio Paolone, insomma, era una squadra importante. Sì, sì, molto importante. Io guardi, gli anni più belli. Non è che ti potevi ricordare il mio gol. No, ma perché no, quella partita finì 2-6 per il Francavilla, quindi figuriamoci. Io avevo un problema, non mi sono mai interessato della squadra avversaria. Io andavo no, perché comunque facevo il portiere, comunque dovevo parare. Mo, poteva essere il Pescara, poteva essere il Bari, poteva essere io dovevo parare, quindi non. Senti, poi la tua carriera? Io praticamente ho fatto il militare, mi sono rotto il ginocchio. L'anno che dovevo fare comunque il contratto professionisti, c'era la Fiorentina, c'erano un po' di squadre comunque della Serie B che mi volevano. Quindi ti ha tarpato le ali? Tarpato, sono rimasto a giocare qui. Quindi a livello dilettantistico? Sì, eccellenza, promozione interregionale a Penne. Sì, ma mi sono divertito. Questa è la cosa che più conta. Esatto, perfetto. È quello che cerco di passare, ragazzi, il divertimento. Se non ti diverti, cambia. Grazie Guido, è stato un piacere. A voi, grazie. Temptation, I'm dreaming of a rendezvous with you. Samuele, ma com'è sta storia che non volevi fare il portiere? Adesso ti sei convinto? Abbiamo sentito il tuo preparatore ai portieri, il tuo allenatore. È iniziata perché pensavo che avrei giocato di meno essendo portiere e quindi giocando di meno io non mi divertivo tanto e quindi ho detto che volevo smettere, però ero sempre indeciso perché dicevano sempre che ero bravo, mi applaudivano sempre. Quindi alla fine ti sei convinto, farai il portiere? Sì, perché per essere portiere ci devi nascere portiere, non è che lo fai tanto per fare, perché il portiere è importante nella partita. Cioè devi avere una vocazione, insomma, no? Sì, devi essere pronto. Quindi finalmente ti sei convinto? Sì, sì. Dillo proprio ad alta voce, finalmente mi sono convinto. Finalmente mi sono convinto. A parte gli scherzi, com'è Guido? Guido è un mister molto bravo perché lui ti spinge sempre ad allenarti e ad essere sempre il migliore perché non devi mai mollare intanto, perché ti devi sempre impegnare pure se perdi una partita, non è che ti devi dire mo basta, no, tu pure se perdi ti devi sempre impegnare, devi dare sempre il massimo. La cultura della sconfitta, perché poi insomma c'è anche la possibilità di riscattarsi la partita successiva, no? Certo, certo. Senti, ma il tuo idolo? Il mio idolo ovviamente prima era Buffon. Ah, perché adesso invece è cambiato, non lo fanno giocare. No, non sta giocando più, ora è o Perin o Szczęsny. Perin, ex Pescara. Sai che ha avuto trascorsi anche in Serie A nel Pescara stagione 2012-2013 oppure Szczęsny? Tutte e due. Siamo in compagnia di Giuseppe Serti, ho il piacere di conoscerlo, istruttore della categoria 2009, tra l'altro tornato a Loreto dopo un periodo in cui hai lavorato per altre società, proprio quest'anno, no? Sì, sì, proprio quest'anno, sì. L'anno scorso alla Valfino, Castiglione, prima in precedenza a Penne, e questo è un gradito ritorno dopo 4-5 anni di assenza. Perché l'amore è l'amore, insomma, sì. Il primo amore non, non si scorda mai, esatto. Mettiamola così, sì, senti, sì. Bambini piccolissimi, 2009. Stiamo parlando di 9 anni. Prossima ai 10. Ecco, sì. Le priorità, solita domanda che si fa, naturalmente l'aspetto ludico è fondamentale, però date delle regole di comportamento soprattutto. Esatto, no? Soprattutto attraverso il gioco cerchiamo di crescerli educatamente. La prima agenzia educativa sappiamo è la famiglia e non si discute. Poi la scuola, poi veniamo noi, lo sport. E attraverso le regole del gioco cerchiamo anche di farli assimilare alle regole comportamentali, uno sport di squadra, di gruppo, di situazione. Tecnicamente invece, prima cosa, attività motoria. Bravo, io sono insegnante di educazione fisica e quindi per me l'aspetto ludico è la base, la motricità, quindi attraverso il miglioramento delle capacità coordinative abbiniamo l'attrezzo, la palla naturalmente, quindi situazioni, percorsi, giochi, cosa che purtroppo manca rispetto a noi che vivevamo la strada, gli la palestra è importantissima, esatto, fondamentale il gioco di strada, e quindi si vede purtroppo amaramente che molti hanno carenze motorie, e allora lavorarci su attraverso ecco, si può colmare questo gap? Sì, però
ricordo quello che facevamo noi dal pomeriggio fino a notte fonda, si passava ore e ore per stare qua, vengono 2-3 volte la settimana, un'ora quindi e mezza. È difficile. Certo, facciamo il possibile, ma è più complicato. Partecipano anche a dei campionati? Sì, sì, 2009. I Pulcini fanno delle fasi, fase autunnale e fase primaverile. E quindi si cimentano con altre realtà? Sì, altre realtà. 2 settimane fa siamo stati a Popoli, che per Loreto è una distanza abbastanza importante, a 9 anni. Poi domenica scorsa siamo stati a Villaraspa, più vicino, quindi faremo 6-7 partite entro la fine di novembre, primi dicembre, poi c'è una pausa e si riprende l'attività. Pausa invernale. Invernale, esattamente. Qual è la gratificazione più grande per un istruttore di una categoria di bambini così piccoli, 2009 ripetiamo, il miglioramento graduale? Ma per me la cartina tornasole è vedere il bambino che viene col sorriso al campo e altrettanto col sorriso va via e non vede l'ora di tornare. E questo è fondamentale, al di là dei miglioramenti che ci saranno, poi sono naturali. Anche perché non penso che i genitori portano il bimbo qua perché sogna che possa diventare il prossimo Ronaldo Messi, quelli nascono, sono talenti, qui si cerca di farli stare insieme, farli divertire, migliorare, perché no, l'aspetto motorio, farli crescere sani in un ambiente sano. Stefano Colantonio, intanto ti faccio i complimenti, che non sono in prammatica ma assolutamente sinceri, perché abbiamo visto come si allenano questi bimbi del 2007, che aveva anche il compianto Piero Di Pietro, sono educatissimi, non è volata una mosca durante la partita e durante gli esercizi. Sì, ci tenete anche e soprattutto al comportamento. Ti ringrazio, sì, questo è un gruppo che diciamo che abbiamo visto crescere, perché io li ho da quando sono molto piccoli, quando avevano appena iniziato. L'educazione io penso che è la prima cosa nel mondo del calcio, poi il ragazzo può essere bravo, più bravo, meno bravo, però l'importante è che ha rispetto sia dell'avversario che comunque dei compagni e di tutti quelli che sono in questo sport. Stiamo parlando di ragazzini che hanno 11 anni. Sì, esordienti, sì, primo esordienti. Anno esordienti. Quindi scuola calcio. Sì. Quali sono le priorità? Io do molta priorità alla tecnica, cioè per me il ragazzo devi prima imparare a trovarsi bene con il pallone, quindi stopparlo nel passaggio, poi perché per la tattica c'è ancora tempo per impararla, e soprattutto l'educazione è il modo di stare in campo, cioè cercare di iniziare a rispettare i ruoli, che parte dall'essere ragazzino e non mai alzare la voce o mai protestare. Già in quel rispetto dei ruoli, poi si viene in mezzo al campo. Le regole di comportamento sono fondamentali. Sì, 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 sì. Poi soprattutto spazio all'inventiva, alla fantasia, all'istinto. No? Certo, se hai dei ragazzi bravi e li limiti non vanno mai a crescere. E quindi se hai magari un ragazzo tecnico e lo vai, gli dici passa la palla, chiaro. Prima o poi comincia a passare la palla e toglie il piedino e quindi non si diverte nemmeno più. Se il ragazzo se non si diverte, prima o poi lascia questo sport. Questo è un gruppo di successo, questo gruppo 2007 che portate avanti ormai da anni. Sì, è un gruppo che ha iniziato con il calcio a 5, quando eravamo ancora solo calcio a 5, e quindi ha dato molta ma molta importanza a quella che è la tecnica di base, e quindi poi andando avanti metterli in un campo più grande può solo che facilitarli. Certo. Cioè, quando hai acquisito una tecnica che ti permette di giocare con l'uomo sempre addosso in uno spazio ristretto, se hai più campo e più spazio e l'uomo ci mette più ad arrivarti addosso, puoi solo trarne vantaggio. Stefano Colantonio, chiudiamo ricordando che è un attaccante della prima squadra, ma tu sei giovanissimo. Quanti anni hai? Sì, 29. 29 anni, sei giovane. Sì, giovane, non più giovanissimo. Pieno della maturità calcistica. Sì, 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 sì. Io ho iniziato a giocare punta centrale o esterna? Intanto mettiamoci d'accordo così. Negli anni sono diventato più punta esterna. Ero partito come punta centrale, mi aveva fatto giocare il mio esordio, mi ha fatto fare proprio Piero mi ricordo a Pineto.
poi negli anni sono sempre più andato sul lato. Evidentemente hai capacità gamba, di progressione, gamba come si dice in gergo attuale, tecnico, e il campionato sta andando discretamente, siamo agli inizi. Sì, siamo agli inizi, eravamo partiti bene, adesso abbiamo avuto una piccola pausa, diciamo. Una flessione che ci può stare, fisiologica. Tutto, sì. Cose che ci stanno nel pallone, quel periodo in cui c'è di stallo. Perfetto, Stefano Colantonio, lo abbiamo conosciuto, ci ha fatto molto piacere, istruttore della categoria 2007, in bocca al lupo per tutti. Crepi. Sport per noi è il volano della società. Loreto è una piccola comunità, purtroppo non offre granché per i bambini, più che questo campo è un palatenda su. Cioè abbiamo il problema del palatenda qua, il palasablanico. Adesso ci sta una partita esordiente, abbiamo dovuto aspettare circa mezz'ora per far spogliare i ragazzi, perché ci sono degli spogliatoi sotto le tribune chiuse, non si sa per quale motivo, cioè abbiamo solo due spogliatoi disponibili. Quindi non, tante difficoltà. Tantissime. Vexata questio, potremmo definirla così, non si risolve? Speriamo di sì, per il bene dei bambini, soprattutto i più piccolini, perché non è giusto che i bambini di 5, 6, 7, 8 anni stiano quest'anno qua, per il secondo anno consecutivo, a 5, 6 gradi, meno 5, meno 6 gradi quest'inverno a fare sport qui. Però speriamo che qualcuno sia un po' sensibile. Secondo me il calcio è un veicolo sociale eccezionale. Noi abbiamo visto sempre negli anni, insomma, che i bambini ci seguono. E su questo io adesso chiedo un appoggio e chiedo per favore all'amministrazione di starci vicino, perché noi stiamo facendo di tutto per riportare una realtà come Loreto nelle categorie più importanti e più consone, che erano quelle del passato. Però senza il loro appoggio sicuramente troveranno delle difficoltà, quindi speriamo che con il passare del tempo loro ci staranno più vicini. Questa cosa qui mi fa male, perché poi si fanno sacrifici, abbiamo un impianto coperto e noi le ragazze vanno a penne, e quindi di cosa vogliamo parlare? Cioè, dovete fare i salti mortali. La domanda è questa, come cercherete di ovviare quando farà freddo per i più piccolini? Massimo, bella domanda. Domanda senza risposta. Cioè, il problema non è che io, il problema è che non ho risposta dall'altra parte, e questa è la cosa più grave, perché se uno giustifica e dice la struttura è inagibile, va bene, la struttura è inagibile, ma non può essere aperta per altri 7 attività e il calcio no, perché i bambini di 5 anni o karate o danza o calcio, i bambini di 5 anni, io non dico di fare campionati. Ricordo che in quella struttura si è stata fatta Serie A di calcio a 5. Campionato di eccellenza 2002-2003, il Lauretum di Piero Di Pietro fece un autentico miracolo, 72 punti, arrivò al secondo posto alle spalle del Celano Grandi Firme, allenato da Rinaldo Cifaldi, e per un punto non riuscì a coronare un sogno, quello della promozione in Serie D. Giusto, ha detto vero, su un campo a dir poco da Serie A, avevamo un impianto, e tu ricordi benissimo, invidiato da tutti, un impianto perfetto, gestito perfettamente, quindi credo che dal 2002 al 2018 Massimo abbia fatto tanti passi indietro purtroppo. Grazie a Piero Marrone, grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto in bocca al lupo per tutti. Crepi e complimenti per la trasmissione. Sfiorata di un punto nella stagione 2002-2003, purtroppo in un girone di ritorno con 8 vittorie e 3 pareggi, il Celano che era indietro di 5 punti, purtroppo nell'ultima giornata è riuscita a sorpassarci. Tanto per utilizzare l'espressione del caro amico Gabriele D'Angelo, che salutiamo, 72 punti contro i 73 del Celano, in realtà facendo un rapporto tra le forze in campo è come se fossero stati 720 i punti conquistati al termine di quel campionato dalla squadra del compianto grande amico Piero. Grande amico Piero, sicuramente, perché parliamo di una differenza di
di fatturato importante. Noi eravamo vicini ai 100.000 euro quando il Celano invece ai tempi d'oro, tant'è vero non per caso poi è arrivata anche nella vecchia Serie C, sì, giusto? Quindi è arrivato sperando anche la C1, sì, nel 2008. Sì, sì, non per caso era una società del compianto presidente Piccone, del compianto presidente Piccone, era una società strutturata per altri campionati. Salto Piero ha lasciato un solco indelebile con il suo insegnamento, con la sua passione, la sua onestà, la sua serietà, la sua estrema competenza. Quello che state facendo è un po' figlio di quello che ha fatto Piero negli anni, no? Certo, certo. Questo sarà per noi di stimolo per cercare di assolutamente di e Piero ci guarderà per riportare Loreto dove veramente lui ce l'ha lasciata, con la sua esperienza e le sue qualità. E noi ve lo auguriamo di cuore. Grazie Fabrizio di averti rivisto. Splendida realtà questa dell'ASD Loreto Prutino che questa sera siamo venuti a conoscere. Vi abbiamo filmato grazie a Diego Martelli tutte le attività che fanno i bambini, soprattutto i più piccoli, la scuola calcio, più di 100 ragazzini, 120 per la precisione. Alla fine il messaggio molto chiaro, preciso, con il cuore di Fabrizio Acciavatti all'amministrazione comunale di Loreto Prutino affinché possa dare davvero quel sostegno che l'ASD Loreto Prutino merita per quello che sta facendo. Grazie ancora Fabrizio, grazie. E in bocca al lupo per tutti. Crepi.